Perché se lo devo solo legare a un palo, cazzo mene. Cioè non me ne frega niente a me di attaccare il porco al palo. Ma vedi? Ci sei tornato buono adesso? Buono, sei un figlio di puttana! Irani, c'è una mente malata! Sicuramente ragazzi qua tra poco si prendono a pistolettate. Tu perché mi guardi? Bell'animale animale! Voi avete mai pensato che Anima potesse non fare cazzate per un intero episodio? Potrebbe essere questo? Scopritelo voi! Superiamo i 25.000 mi piace per continuare questa fantastica serie. Buona visione! E bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovo episodio di Floating Island. Siamo nel 12° episodio. Oggi è lo stesso giorno come sempre, cioè quello dove bisogna superare i 25.000 mi piace per continuare questa fantastica serie, supportarla e continuate a consigliarmi un sacco di cose. Il primo commento che mi fanno, Gcre 99, per riparare gli oggetti, tipo i picconi lascio la spada e l'arco, devi mettere i due oggetti uguali nel crafting dell'inventario, e questo ok. Per fare la porta ti servono 6 pezzi di legno e metterli in verticale nel crafting table. Spero di essere stato d'aiuto. Sei stato d'aiuto tantissimo, come tutti i commenti che mi fate. Senza tanti inciucci dovrebbe essere così. Ah ok, allora abbiamo fatto la prima porta, che non è male, ho imparato subito, vedete, ci ho messo poco. E vai così, perfetto, adesso abbiamo la casa con due entrate. O no, non vale di più, così quando andiamo a vendere, magari al futuro compratore, che ne so, il Creeper, vale di più. La casa di Dumbledore, qua di Anima Bilzerian, bisogna insomma migliorarlo. Un'altra cosa che dovremmo fare, che appunto mi avete sempre detto ma non ho preso il commento, è che bisogna fare la carbonella, quindi fare le torce, così ogni isola che andiamo ci mettiamo nuove torce. Non spawnano i mob, anche se poi spawnano lo stesso, ma vabbè. Poi mi hanno detto, come secondo commento, Gabriele Kaiti, nel cobblestone generator, dove si genera la cobblestone, fai proprio un buco di fianco, così eviti che la pietra vada nella lava. Penso che intenda lui però così, cioè qua, così se io faccio così, va lo stesso nella lava. Così tipo, no? Ok. Sì, più o meno, vabbè. Va bene così, va bene. Perfetto, grazie mille anche per questo consiglio. Grazie mille, ragazzi, grazie mille. E mo ne riparliamo domani, perché io c'ho sonno, avete capito? Eh? Vorreste parlare tutto il giorno con me. Buongiorno. E l'ultimo commento che ho visto, che è veramente, ma penso sia uno dei commenti più strautili mai visti. Intanto, prima di dirvelo, ecco, prendo l'acqua. Anima, ti do un consiglio sull'acqua. Allora, quando fai i ponti, metti ogni 5 blocchi un secchio d'acqua. Così se per caso cadi, puoi risalire. Quando c'è tanta erbaccia che ti dà fastidio, puoi versarci l'acqua sopra e si rompe. In un'isola che ti sembra pericolosa, metti nei bordi l'acqua, così sei sempre al sicuro. Fai questo anche nell'isola in cui non sei sicuro. In ogni isola che scopri, fai l'acqua infinita, così non devi andare avanti e indietro. C'hai anche ragione. Adesso andiamo a fare una prova. Quindi se io faccio così, tipo, mettendo l'acqua così, tu mi dici: ah, non cado così perché c'è l'acqua. Però se io provo a passare, è un po'. Sì, è un po' figo, è un po' no, nel senso un po' da fastidio, però magari giustamente, però avendo tanta acqua vicino rischi di non morire, quello è vero. Facciamo così. Ok, uno. Perfetto, così abbiamo l'acqua infinita. Perfetto, no? Genius. Quindi tipo una cosa del genere. E poi in teoria dovrebbe anche, se non sbaglio, Oh ragazzi, se non sbaglio mi mettete un like in questo momento, L'acqua blocca anche i mostri. Cioè nel senso, se io sto scappando da un ragno che mi rincorre, uno scheletro, se passano così nell'acqua si bloccano come a me. Ah! Le cascate del Niagara. Le chiameremo le cascate di Anima. Non male, non male. Questa cosa la lascerò anche così. Le fontane, per abbellire più vicino alla casa, che vale ancora di più poi. Io provo a tenerlo il secchio. Lo so che è una cosa grave, molto grave, ma vabbè. Ne ho fatte troppe. Bene, adesso che abbiamo fatto la solita cosa che per voi potrebbe essere noiosa, ma per me no, andiamo su una nuova isola. E volevo anche dire una cosa a qualcuno, ma giusto un paio di persone, niente. E mo so cazzi, però. Oh no, le frecce. Sapete che ho una paura fottuta a passare di lì? Magari mi lancia qualche minestrone in testa. Perché i ragni di giorno? C'è scritto anche nel libro di Minecraft che i ragni di giorno non attaccano. Ma vedi? Ci sei tornato buono adesso? Non sei buono, sei un figlio di puttana! I ragni c'hanno la mente malata! Uno perché sono stupidi e cadono. Allora, cadi? Cadi? Visto. Oltre ad essere stupidi, sono anche malati. Cadono e ti attaccano a volte sì, a volte no. Boh, come gli gira? Gli va la giornata storta, non riescono a fare la ragnatela, non uccidono la farfalla. E tac, lì si incazzano con Anima.
Hai visto? Mo fa quella là, va a fare l'escursione, la strega. Rispondo giusto a due persone, perché poi sono solo giusto due quelli che rompono sempre. Ma ha scritto che prima di fare una serie di Minecraft dovrei sapere quello che faccio. In realtà hai ragione. Ma è fatta proprio apposta questa serie per interagire con voi, guardarmi tutti i commenti, rispondervi, tenervi in considerazione come è giusto che sia che facciano YouTuber. Quindi è giusto così che io non so niente e voi mi aiutate. Perché nessuno nasce imparato, insomma. Io, ragazzi, lo sapete, sono fissato con sto bio della neve, perché io abito al mare, dico io voglio la neve. Andiamo allora avanti, ma non facciamoci prendere troppo dall'entusiasmo, perché io ho sempre una paura fottuta di cadere, morire, distruggermi un'anca. Io vado su quella, animali, non me ne frega niente, io vado su quella. Poi non so come si scende, però, com'è che si fanno le scale? Ecco, questo è un bel dilemma. Perché c'ho anche la tastiera mezza maffa. Quindi, oltre ad essere scarso, marcio, ho anche la tastiera che non vorrei che poi metti che sto premendo shift e esplode il tasto a caso, perde il comando e io muoio. Ecco, ho appena finito di parlare. Però adesso è l'ora della siesta. Mi mangio il paninocchio. Quindi ditemi anche nei commenti proprio una lista in un solo commento. Voi, se foste al posto mio, quindi se foste comunque in una survival map o quello che è, che cosa vi portereste dietro per andare a esplorare una nuova zona? Quindi in questo caso un'isola. Cioè, pure se vedete un commento che è simile al vostro, metteteci mi piace così lo leggo più facilmente. Oddio, ma quanto è lontana! Sembrava vicina. Ecco, questo è il patibolo, tipo quelli dei pirati. Awesome. Ah, e non mi avete detto l'oro? Se, o almeno non l'ho visto, scusatemi. Se si può scavare con quello di pietra. Perché prima, cioè, lo scorso episodio l'ho fatto, ma non me l'ha data. Sta diventando notte, mi inizio a preoccupare a livelli che non potete capire. Tanto so che in quest'isoletta non ho messo tutte le torce, e quindi potrebbe arrivarmi un attacco kamikaze in fronte entro 2 secondi. Qualche stupido creeper in testa, mo mi cade, sta a vedere. Non è nato niente. Via, piazza. Ok, allora facciamo la cosa dell'acqua. Ormai, ragazzi, io vi prendo la lettera, per quello che ho paura dei troll. Prendo la lettera e mettiamo l'acqua. Ce n'è altra acqua in st'isola? Andiamo un po' a vedere. Ce n'è altra, ottimo. Però facciamo le cose molto molto con calma, eh. Forse era qua? Ma guardate! Ferro! Che miagoli te! Oddio! Però non lo scavo così perché sicuro che muoio. Che abbiamo trovato una base archeologica qua. Anima la cassa. Madonna, quanto ce n'è? Cioè, io cercavo l'acqua, ho trovato tutt'altro. Allora, facciamo una cosa che non so se si può fare. Vero? Allora, prima di scavarmi sotto i piedi, ci penso 60 volte. Mi prendo a schiaffi se muoio ancora una volta, così ve lo giuro. In live mi prendo a schiaffi. Guardate quanto è piena! Se pensavo, ho detto, è impossibile che non c'è niente su quest'isola. C'erano solo due blocchi di... Così lo raccatterò? Lo sapevo. Che deve rendermi tutto difficile sto gioco. Ok. Ok. E mi sono preso pure l'acqua. Mo' mi sono infossato. Aiuto! Non avevo messo dell'acqua? Sicurezza al ferro qua, prima che crollo, muoio. Ho fatto tutto su questo per dell'acqua che non ce n'è più. Dov'è l'acqua? Acqua! C'è acqua? La prenderemo un'altra volta. Benissimo, continuiamo la nostra avventura. Manca poco. Ma che sono i capelli dell'isola? Piantine? Cos'è quella roba lì? Sicuramente qualcosa che non è nel mio vocabolario. Ok, ci siamo. Fate che mo come cacchio scendo? Cazzo, non ci avevo pensato. Non si può, animali. Come si fa a scendere? Ah, ma avevano dato delle scale, mi ricordo, però in ogni caso le scale non mi... Come le faccio comunque le scale? Non è che posso metterle giù. Cazzo. Vabbè, per ora lasciamo così e mi trasferisco sull'isola a fianco. Questa qua, se riesco a farci un breve salto prima di finire l'episodio, visto che qua non ci siamo riusciti ad andare, non siamo riusciti ad andarci. Adesso usiamo la tecnica vostra, cioè questo con questo. Ah, pensavo lo facesse nuovo. Sono rimasto malissimo. Vabbè, un'ultima cosa vi chiedo. Mi avete scritto come si fa il guinzaglio e vi ringrazio tantissimo. Ma mi avete detto che si legano gli animali. Io pensavo che si prendessero. Sai, il maiale si attira con la carota. Ma l'avete sentito anche voi il treno? Cos'era quel rumore lì? È stato un treno da qualche parte? Comunque, se si possono trasportare anche tipo i maiali, appunto. Del tipo, non ho la carota, vado e acchiappo il maiale, capito? E me lo porto fino al recinto. Questo mi interessava sapere. Perché se lo devo solo legare a un palo, cazzo mene. Cioè, non me ne frega niente a me di attaccare il porco al palo. Stranamente, adesso non me la lancio, ma stranamente non è ancora successo niente di brutto in questo episodio. Cioè, io mi farei un applauso, ragazzi, applaudete. Uno, due, tre.
Per chi non l'ha fatto è giallo con le orecchie blu. Torcia, torcia, torcia. Bene, penso di aver riempito l'isola. Como? E niente, c'è anche qua del ferro, ottimo. E direi che prendiamo questo, si torna a casa. Madonna, quante isole. Quella è gigantesca di isola. L'isola di Peter Pan. Benissimo, secchio, abbiamo preso una cifra di ferro inimmaginabile. E visto che qua è un party di creeper, sicuramente ragazzi qua tra poco si prendono a pistolettate. Tu perché mi guardi? No, io sono tuo amico. Che non mi levo dalla rissa, concludo qua l'episodio. Quindi io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, consigliatemi, scrivetemi quello che vi ho chiesto durante il video. Premi 25.000 mi piace, ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry, stay animals. Ah, ci vediamo al Comic Con. Ho fame.